Ciao ragazzi, mi chiamo Natalia Moslina e sono artista di fiori di seta. Oggi parliamo di fiocchi. I fiocchi possono essere diversi, ma i fiocchi possono essere importanti. Un fiocco può essere una spilla, un fiocco può essere un decoro importante, sia per una sposa sia per una bambina. Come si fanno i fiocchi di velluto di seta? Questo vi svelo un segreto perché comunque ci sono alcune cose che nessuno non vi spiegherà mai. Perché il velluto di seta si sfilaccia e non tiene la forma che volete dare. E allora cosa succede? Noi possiamo utilizzare o i nastri di velluto, ma non saranno mai belli perché sono in poliestere, o se no vi insegno una tecnica che spero che vi servirà tantissimo e sarà utile. Quindi cosa occorre? Occorre un pezzo di velluto di seta. Questo è un velluto stupendo, mi è rimasto un ultimo pezzettino, ma io vi farò vedere cosa faremo. Poi, cosa ci serve? Ci serve un tessuto che non mi ricordo come si chiama, cioè è una colla trasparente, tipo la ragnatela, che mettiamo in mezzo. Poi un altro tessuto che io utilizzo la seta, ma può essere qualsiasi tessuto naturale. Importante che non contiene elastico, cioè non sia elasticizzato, che è del tutto naturale. Importante che i nostri tessuti siano 100% naturale e non contengono della fibra sintetica o elastano. Devono essere fermi, è una cosa importantissima. Dopodiché, cosa facciamo? Noi prepariamo all'altezza di nostro taglio di tessuto questa ragnatela. Copriamo e stiriamo, attacchiamo. Dopo vediamo cosa faremo, io intanto mi fermo. Allora, ragazze, cosa ho fatto? Io ho incollato praticamente il nostro velluto di seta. È diventato di un spessore molto più forte, quindi siamo sicuri che terrà la forma. E guardate com'è bello diventato. E siamo anche sicuri che non si sfilaccia questo tessuto mai più. Quindi stiamo creando un gioiello. Ora io taglio il tessuto che non mi serve e ci vediamo tra poco. Allora, ora che ho preparato e ritagliato il nostro tessuto, come vedete, ho preparato anche il progetto per il nostro fiocco. Io faccio i fiocchi piccoli perché comunque mi servono dopo da abbinare a un bottone o a una spilla, ma quello decido in un secondo momento. Invece adesso mi servono piccolini. Eventualmente, se volete creare più grande, e semplicemente dovete aumentare le misure e nient'altro. Basta tagliare un rettangolo e riprendere questo fiocco, niente di difficile. Dopo vi farò vedere da vicino come proseguiamo. Allora ragazze, proseguiamo. Per costruire, come vi dicevo prima, questa forma sulla carta, basta disegnare dei rettangoli. Dopodiché, dai rettangoli, segnando il centro, riuscite a disegnarlo molto facilmente. Una volta preparato in carta, lo attacchiamo con degli spilli sul nostro velluto e andiamo a ritagliare le forme. Quindi ci vediamo tra poco. Allora, ora abbiamo preparato la nostra base. Cosa facciamo? Prendiamo la nostra spilla e ci sono due modi. Il modo numero uno, potete incollare qua, dopo girarlo e dopo vi viene fuori il vostro fiocco. Però così potete stare un po' meno precisi, diciamo. Allora, io a questo punto lo incollo, guardate, prima uno, dopo un altro, così riesco a regolare eventualmente la larghezza qua e quanto sarà aperto il mio fiocco. Quindi uso la colla a caldo per velocizzare. Per essere più accurati, sarebbe meglio probabilmente o cucire o dobbiamo cucire per essere più accurate, o dobbiamo usare la Vinavil,
che è meglio, però adesso per essere sempre, per stare più veloci, noi facciamo così, incolliamo la prima, incolliamo la seconda. Guardate come sta venendo perfetto. Io ho voluto tenerlo un po' più aperto perché in un futuro, quando metterò il bottone, l'effetto mi piace di più. Guardate, è meraviglioso. Quindi proseguiamo, e qui non si sfilaccia, come vi dicevo, e tiene la forma bella solida. Continuiamo nella prima parte. Seguiamo. Allora, qui, anche qui, sta a voi decidere. Se volete, potete incollare in questo modo. Fiocco, a me piace di più. Se volete, potete incollare in questo modo. È sempre bello fatto così. E io invece a questo punto farò diversamente, farò in modo che mi piace. Taglio la nostra forma a metà. Metto la colla appena appena un pochino qua sopra e incollo la prima parte. E metto sempre la colla, meglio a questo punto per non distruggere il nostro fiocco. Metto l'altra parte, scusate un secondo. Metto l'altra parte. Colla qua sopra e lo incollo in questo modo, guardando sempre in alto. Voilà. È una perfezione. Dopodiché proseguo sempre la parte qua, taglio un pochino perché non mi piace che si vede. Ci sono i modi di fare, di finire il nostro fiocco con un nastrino di mezzo, però a questo punto dovete tenere appena un po' più larghe le punte. Io non la metto e utilizzerò il bottone che lo dovrò cucire in centro, o lo incollo togliendo il gambo con una colla specifica bicomponente, se no posso mettere una spilla riempita di cristalli Swarovski qui. Sto scegliendo ancora il modo in cui lavorerò. È una spilla da riempire che mi farà del centro. Questo è un regalo di lusso, è un fiocco di lusso. Per mettere la chiusura troverete il link sotto, come si prepara la chiusura. Per la chiusura utilizzeremo una spilla così che possiamo cucire sopra, o eventualmente coprire con una base. Comunque, come si fa base spilla, come si prepara, vi metterò il link sotto. Qui potete semplicemente cucire, dopodiché applicare o il nostro bottone o la nostra spilla. Guardate che meraviglia. Allora ragazze, io ho preparato le nostre spille. Qua vedete che già ho incollato e coperto, ho cucito e ho coperto la nostra spilla. Nel frattempo ho mescolato la colla bicomponente, che sto aspettando che si indurisce un pochino così non si disperde. Ho preso il bottone,
ho tolto il gambo perché il gambo era alto e mi piace quando il bottone sarà immerso tutto in centro. Questa sarà una nostra spilla meravigliosa che potrei dire tranquillamente alta moda, perché è veramente un prodotto di qualità. Qui invece non ho messo la spilla per un semplice motivo, che la mia spilla, che in un secondo momento sarà riempita con tutti i cristalli Swarovski, ha già dietro il posto per fare la spilla, quindi lo metto semplicemente in mezzo il fiocco. Una volta finito vi prometto di fotografare e alla fine della nostra lezione di oggi mettere la foto completamente finite entrambe spille. Nel frattempo che si è indurita la colla, guardate, la raccolgo. Questa è la colla perfetta perché in questo modo non va sul tessuto e rimane in centro. Posiziono, scusate, ma l'ho volto verso di me. Ah, che meraviglia! È una goduria, una soddisfazione. Guardate, è una soddisfazione. Controllo che sia tutta dritta, che sia tutto perfetto davanti e tutti dietro. Così. E ora la lascio 5 minuti che si incolla bene a modo. Intanto preparo la nostra spilla con i Swarovski, ma quello faremo in un secondo momento. Intanto ragazzi, vi ringrazio di aver seguito questa lezione, spero tanto che sia stata utile. Buon Natale, perché questi fiocchi saranno bellissimi sia come regalo di Natale, sia come addobbi natalizi, sia come le spille per voi, le vostre bimbe, per la vostra famiglia. Comunque usate i fiocchi dappertutto. Grazie mille e alla prossima. Scrivete nei commenti cosa ne pensate. Ciao!